Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Manusport Zero. Se ragazzi non lo so chi mi sta dando la voglia di fare questo video, perché devo recensire l'ennesimo suicidio della Ferrari, forse per la prima volta in stagione. Abbiamo entrambi i piloti fuori dal podio, ma dove entrambi finiscono la gara. Cioè ragazzi, noi abbiamo l'auto più veloce, sto controllando adesso, sì, è la prima gara dove sono entrambi fuori dal podio, con uno dei due che però non si è ritirato. Veramente una cosa imbarazzante per la Ferrari, che conclude con Leclerc anche dietro a un sempre più irriconoscibile Sergio Perez, che probabilmente ha messo qualcuno alla guida al posto suo, oppure semplicemente dopo gli aggiornamenti Red Bull la macchina è sempre più pro Verstappen, visto che all'inizio c'erano state Jeddah e Arabia Saudita, c'erano state Jeddah e Azerbaijan, dove Sergio Perez andava più forte di Verstappen, ma anche Monaco ragazzi, Sergio Perez andava più forte di Verstappen, o perlomeno si è qualificato davanti, poi magari il passo gara è un'altra cosa. Però ragazzi, io sono sicuro, porco, non posso bestemmiare, sono sicuro al 100% che la Ferrari sabota le strategie, perché ragazzi, questi stanno sabotando le strategie a Sainz e Leclerc. Non mi do altra spiegazione, perché ai numeri è molto più grave questo che sta subendo Leclerc, che stanno subendo Leclerc e Sainz, anche se Sainz ha avuto la strategia, meno peggio, sono stati fatti errori che ci possono stare, ma che comunque non ti fanno pensare al sabotaggio, anche se sono errori gravi. Ma per Leclerc, ragazzi, veramente tre gare rovinate per la strategia. Non è che tu dici, hai perso nel duello con Verstappen, sei passato da primo a secondo, per colpa della strategia la Red Bull è stata più forte, un po' come è stato l'anno scorso in Francia tra Verstappen ed Hamilton, o in Spagna tra Verstappen ed Hamilton, dove in Spagna aveva vinto la Mercedes, in Francia ha vinto la Red Bull. Tu dici, vabbè, questa gara è stata vinta sulla strategia dalla Red Bull o dalla Ferrari, però comunque uno fa primo, uno fa secondo. No ragazzi, a Monaco Leclerc da primo a quarto, in Gran Bretagna Leclerc da primo a quarto, in Ungheria Leclerc da primo a sesto. Cioè ragazzi, è una cosa imbarazzante, è una cosa completamente imbarazzante questa. Cioè io veramente non ho le parole, perché Leclerc per colpa della strategia ha preso 40 punti quest'anno, anzi forse anche di più, perché già ieri da secondo a sesto sono 10 punti, ieri ne ha persi 10. Più che altro è una sconfitta morale, però vabbè, diciamo che Verstappen magari ne aveva di più, vinceva lo stesso, non lo so. Io sono convinto però che con la strategia media e media soft Leclerc riusciva a battagliare per la vittoria. Poi magari vinceva lo stesso Verstappen, perché la Red Bull è più forte in rettilineo e per difenderti puoi fare un cazzo, perché noi andiamo a fare un'auto veloce in curva e non veloce in rettilineo, mica nel 2017 dove non puoi stare a più di un secondo che ti si sporcano tutte le gomme. No, l'andiamo a fare nel 2022, con il fatto che se stai vicino non ti si sfiorano le gomme come gli anni scorsi, e quindi noi quest'anno andiamo a fare un progetto per una vettura, sì, ultra competitiva, ma che in rettilineo soffre veramente tanto rispetto alle concorrenti. Ma va bene, lasciamo perdere la macchina, che forse è l'unica cosa che va. Proprio ieri non è andata, adesso ne andiamo ad approfondire. Però ragazzi, veramente io, se tu parti con le medie, no? Ma non ci vuole un ingegnere a capirlo. E il tuo rivale in quel momento, Russell, ma anche Verstappen da dietro, partono con le soft, safety car e pioggia a parte. Se quello con le soft si ferma al giro 17, non ricordo il giro, sto sparando, tu con le medie, a meno che sei un coglione che le hai usurate come un coglione, appunto, ti fermi minimo 6 giri dopo. Ma minimo, ragazzi. Io ho visto gente come Bottas in Azerbaijan, se non mi sbaglio, nel 2018, sì, che ha allungato lo stint di 20 giri. Ma stiamo scherzando? E tu con le medie lo allunghi di quanto? 2 giri lo allungate su Russell. Non hai manco dato l'ordine di scuderia, ma a quello ci siamo abituati. Cioè ragazzi, io veramente, ma che cazzo volete che vi dica? Che cazzo volete che vi dica? Cioè, ma bisogna essere proprio idioti per fermare con le medie il tuo pilota il giro dopo che si è fermato Russell. Ma tu sei drogato. Allora che cazzo parti a fare con le medie? C'è la schermata di Pirelli con le migliori strategie da usare, caccia a trovare la strategia di Leclerc. Cioè, medie, hard, soft. Ma che cazzo di strategia è questa? Che cazzo di strategia è questa? Peraltro, non l'hai neanche fermato gli ultimi giri per provare a fargli fare il giro veloce. Della serie, più coglioni di noi non ci sono. Ragazzi, io non ho parole. Io sono convinto che lo fanno apposta. Stanno ancora pagando il fatto che nel 2019 il motore fosse legale. Scusate se sbaglio i verbi, ma sto troppo incazzato. Stanno ancora pagando quello, ragazzi. O forse qualcosa la pagano.
Perché io mi rifiuto di credere che degli ingegneri che hanno studiato una vita e sono alla Ferrari, credo secondo marchio in Italia dopo Gucci, siano così idioti. Io mi rifiuto di credere che siano così idioti. Ditemi che stanno sabotando, perché almeno questa stagione l'hanno sabotata. Ciao, l'anno prossimo almeno partiamo competitivi. Ma se questa è la reale competenza degli ingegneri Ferrari e di Binotto, che ha una parte delle colpe ma non tutte, poi tu dici lui è il team principal, difende l'indifendibile in conferenza stampa, ma che cazzo vi aspettate che faccia, ragazzi? Il team principal non può dire siamo dei coglioni, cioè getta praticamente benzina sul fuoco, fa prima di mettersi. Non è che può fare chissà che cosa, anche se a me mi innervosisce solo la sua voce. Però ragazzi, io spero che lo stanno sabotando a Leclerc, a Sainz, che stanno sabotando le strategie. Perché se così non è, se non lo stanno facendo apposta, io mi preoccupo di avere nella scuderia che tifo degli idioti del genere. Perché altri termini io non li trovo, ragazzi. Non li trovo. Andiamo a parlare un attimo dell'aspetto tecnico. La vettura ieri non c'era. Questa è una delle poche cose giuste dette da Binotto. Si potevano limitare i danni, si poteva fare secondo e terzo, secondo e quarto, ma si potevano sicuramente limitare i danni, almeno a far stare Leclerc davanti Perez, sicuro. Quello è proprio al 100% sicuro che si poteva fare. Non lo so quanto ce lo saremmo combattuto con le Mercedes, ma io vedevo comunque una Ferrari più veloce. Hamilton ha fatto un capolavoro, si è fermato al giro perfetto per quella strategia, ha gestito perfettamente tutti i suoi stint. Pensare che Hamilton partiva settimo, Verstappen decimo, hanno fatto primo e secondo, io praticamente mi inchino a loro, hanno gestito le gomme perfettamente perché ne hanno avute di più, molto di più di Russell e Perez, questo sì. Forse anche di Sainz, però comunque chapeau a Verstappen e Hamilton. Per me più Hamilton perché ha una macchina comunque inferiore alla Red Bull, quindi ci stava. La Ferrari è mancata, perché? Perché se io vedo il distacco dalla Mercedes, ma anche dalla Red Bull, con McLaren, Alpine o comunque scuderie di questo calibro, quelle di centro classifica che si battagliano tra la settima e l'undicesima, dodicesima posizione, io vedo che il distacco era praticamente tra Red Bull, Mercedes e questo centro gruppo praticamente identico, con la Mercedes che ha un ritmo leggermente inferiore a quello della Red Bull. Sergio Perez a parte, ma perché lui ha fatto un lavoro diverso, ha dovuto frenare lì quando Verstappen si gira. Cioè, ragazzi, Verstappen riesce a vincere le gare anche quando parte decimo e si gira. Della serie più coglioni della Ferrari non si può, ma lasciamo stare questo. Verstappen ha fatto due errori tutto l'anno, quando ha fatto questi due errori ha pure vinto. Verstappen c'era proprio per chapeau che quando fa gli errori vince, come Monaco, che è stato poco competitivo, arriva comunque davanti a Leclerc. Oppure nel 2019, che ci sono state due vittorie di Verstappen, tutte e due dove aveva fatto una partenza di merda, però alla fine è riuscito a vincere la gara. Incredibile, ragazzi. Quindi, oh, ditemi quello che volete, ma il risultato si poteva massimizzare, ma ieri la Ferrari non c'era, perché il distacco di Red Bull e Mercedes dal centro gruppo era praticamente identico, è diminuito di parecchio anche in termini di primo giro quello della Ferrari. Poi veramente idioti quando hanno visto che l'Alpine non andava con le hard, le montano anche loro, ma io dico se le monti vai fino alla fine, no, lo fermano a metà stint per fargli mettere le soft e perdiamo anche la posizione su Perez, ma sì, quando magari a fine gara potevi trarne vantaggio, certo non se veniva la pioggia, però in quel momento avresti fatto massimo sesto, tanto sesto l'hai fatto comunque, quindi voglio dire. Quindi davvero incredibile. Per quel che riguarda la strategia di Sainz, strategia di Sainz giusta, ma sono stati anticipati troppo entrambi i pit stop con le medie. Cioè tu monti la media, che è una gomma che dura di più della gomma soft, e tu vai a fare i pit stop prima. Ecco perché Sainz ne ha avuto meno di Hamilton, non perché Hamilton. Sì, certo, Hamilton ha gestito in maniera perfetta ieri le gomme, perché se ne hai addirittura più di Russell, che ieri era un leone, mamma mia. Però ragazzi, hanno sbagliato anche la strategia Sainz. Poi la meno peggio delle due è stata Sainz, perché a Sainz hanno semplicemente ritardato i pit stop. Hanno perso posizioni, sì, ma hanno semplicemente ritardato i pit stop. A Leclerc hanno sbagliato proprio, hanno sfarfallato proprio la strategia, ragazzi. Ma si poteva comunque, dicevo, ieri la Ferrari non era performante, probabilmente perché c'era la pista fredda, dovrebbe essere questo. Poteva massimizzare il risultato, ciò che non fa la Mercedes, ciò che invece fa la Mercedes. Non fa Ferrari, lo fa Mercedes, perché Mercedes dopo 13 gare è a meno 30 punti da Ferrari. Questo vuol dire che la Mercedes ogni gara perde 2 o 3 punti dalla Ferrari di media, con la Ferrari che da Spagna in poi è a mani basse la macchina più veloce. Togliamo l'Ungheria, togliamo Miami, Jeddah non lo tolgo perché c'era comunque ce la siamo giocata. Togliamo magari Ungheria, appunto, togliamo magari, che ne so. No, Gran Bretagna e Canada no, non li tolgo perché ci siamo giocati la vittoria anche lì. Togliamo
Leclerc che incredibilmente si è giocato su 13 gare, per 11 gare si è giocata la vittoria, non se l'è giocata praticamente a Miami dove comunque partiva dalla pole e ad Imola, per il resto Leclerc si è sempre, sottolineo sempre, giocato la vittoria, no, togliamo anche Canada, e coglie solo 3 vittorie, cioè veramente più coglioni della Ferrari non si può. Più coglioni della Ferrari veramente non si può, ragazzi. Veramente è una cosa incredibile. Mercedes che nelle ultime 6 gare è la scuderia ad aver piazzato clamorosamente più piloti sul podio, con 8 podi in 6 gare, 3 con Russell, 5 con Hamilton, che fa 5 podi consecutivi. Veramente incredibile. È l'unico consecutivamente a punti da 8 gare, sì, da 8 gare insieme a Fernando Alonso, quindi questo la dice lunga sul fatto che i piloti esperti siano probabilmente sempre migliori, e quindi veramente benissimo Mercedes che massimizza la strategia e ora rivali di Ferrari per il secondo posto, perché ragazzi Ferrari ha meno 97 da Red Bull per il mondiale costruttori, ci vorrebbe praticamente un miracolo per vincere questo mondiale. Si può provare a massimizzare il risultato, nel senso che la Ferrari sono 12 anni, forse 13, no, l'ultimo anno è stato il 2008, quindi dal 2009 al 2021 sono già 13 anni. E sarebbero praticamente 14 anni che la Ferrari non fa 7 vittorie in una stagione. Ne abbiamo fatte 6 nel 2018, 5 nel 2017, 3 nel 2019, nel 2012 ne abbiamo fatte 3, nel 2010 ne abbiamo fatte 5, quindi sono tantissimi anni che la Ferrari non fa 7 vittorie in una stagione. Quest'anno ne abbiamo fatte 4, mancano 9 gare, possiamo farne altre 3, almeno possiamo avere questo contentino, ragazzi. Però sicuramente non è una cosa che ci va a giovare, è un risultato si vede alla fine, quindi è come una cosa per essere meno tristi, ragazzi. Però in questo momento Ferrari può sicuramente combattere per quell'obiettivo lì. Deve cercare di difendere il secondo posto da Mercedes, che vedremo da Belgio in poi se rimarrà così competitiva, perché sennò Ferrari perderà pure il secondo posto, perché se perdi con Red Bull, che comunque i punti te li ha regalati, Red Bull, 2 ritiri per affidabilità per Perez, 2 ritiri per affidabilità per Verstappen, macchina non competitiva in diversi tracciati, la Red Bull i regali comunque in qualche modo te li fa, la Mercedes, stai tranquillo che sia piloti, sia la fortuna, sia gli strateghi non te ne fanno di regali, state praticamente tranquilli. Le Mercedes finora su 26 gare, perché 13 con Russell, 13 con Hamilton, ne ha finite 25, l'unico che non ha finito è perché Russell si è fermato a soccorrere giù, quindi state tranquilli che per la Ferrari le figure di merda non sono finite. Andando un attimo a parlare di quello che è il centrogruppo, ragazzi, io posso un attimo dare è uscita la notizia poco fa che Alonso andrà in Aston Martin. Ragazzi, Alonso nel confronto con Ocon in 13 gare è 8-5 a favore di Ocon, quindi ragazzi fate voi. Ocon è davanti in classifica di 17 punti, che sono veramente tanti per un team di centro classifica, equivalgono a 60-70 punti di distacco con un top team, ragazzi. Ocon che è stato 3 volte il migliore degli altri questa stagione, quasi sempre comunque a punti, non è andato a punti solamente in 3 occasioni, di cui in una si è ritirato, in una comunque non aveva modo di superare che Monaco, perché il ritmo ce l'aveva, comunque in generale solamente per 3 volte non è andato ai punti, Alonso invece per 4 volte, quindi insomma pesano sicuramente di più. E un Alonso e un Ocon liberi di battagliare, e questo non è colpa di Ocon, ragazzi. Ocon ha sicuramente fatto una cosa sbagliata, non devo dirlo io, ma lì la colpa è del team che deve dire ragazzi non lottare tra di voi, perché sennò sono cazzi, quindi insomma. E questo, ragazzi, è vero che Alonso è stato più sfortunato complessivamente durante tutta la stagione, anche Ocon è stato sfortunato in Gran Bretagna, però a parte lì, ragazzi, non so, ho avuto anche sfortuni di altro genere, però tu in casa c'hai Oscar Piastri e quindi lo devi in qualche modo mettere, però di questo ne parlerò in un video a parte. Vettel le prende da Stroll, sì ragazzi, in gara Vettel le dà a Stroll, altro che altra gara dove parte 18esimo riesce comunque a finire a punti, sono 5 le gare dove quest'anno Vettel parte dalla Q1, dove Vettel esce in Q1 e poi riesce ad arrivare clamorosamente a punti, veramente una cosa incredibile, quindi veramente super super Sebastian Vettel, che sta facendo veramente una stagione ottima per quel che mi riguarda, per quel che è la macchina. Addirittura stanno insegnando Alfa Tauri per l'ottavo posto, non credo riescano ad arrivare alla Haas, però ragazzi, se Stroll riesce a darsi una svegliata ed essere a livelli di Vettel, magari riescono entrambi a portare i punti alla Aston Martin, che in gara è comunque una buona macchina. Ieri infatti potevano secondo me fare ottavo e nono se non ci fosse stata la virtual alla fine, magari Vettel poteva provare ad attaccare con le medie o con Alonso, che stavano comunque soffrendo con le hard, nonostante erano riuscite dopo tanti giri almeno a mettere in temperatura, ciò che non ha fatto la Ferrari. Mi soffermo sulla Haas, Mick Schumacher e Magnussen fuori dai punti,
Però ragazzi, se andiamo a considerare le gare dove nessuno dei due si è ritirato, su 13 gare sono 8 dove la Haas ha portato al termine entrambi i piloti al traguardo. Di queste 8 gare, solamente in due occasioni Magnussen è stato davanti a Mick Schumacher, di cui una in Bahrain, dove Magnussen ha fatto quinto, Mick Schumacher undicesimo, ma prima della safety car finale erano quinto Magnussen, settimo Mick Schumacher, e con clamorosamente... Udite, udite ragazzi, Mick Schumacher che ha fatto un incidente all'inizio. Quindi ragazzi, togliamo quella gara. Magnussen non è che sia tanto meglio di Mick Schumacher. Mick Schumacher, tra virgolette, ha la sfortuna di finire davanti quando la macchina non è tanto competitiva. Magnussen ha il reo di aver fatto punti pesanti, ha avuto un grandissimo ritorno in Formula 1. Lo vedrete anche il voto del pagellone. Ma ragazzi, Mick Schumacher non è che potete cacciarlo. Cioè, veramente io, le voci che Mick Schumacher sia raccomandato, caccia fuori dall'asta. Ragazzi, Mick Schumacher 6-2 il confronto con Magnussen in gara. 6-2, poi lo perde nettamente in qualifica, che se non mi sbaglio è un 8-4 per il danese. Però ragazzi, in gara Mick Schumacher sempre davanti. Non mi venite a dire che sabotano le strategie a Magnussen, perché non è assolutamente così. Quello che vogliono cacciare è Mick, quindi non avrebbe senso. Alfa Tauri anomala, peccato per Ricciardo perché ieri aveva il passo, ma il suo passo all'interno evidentemente non gli riesce più e prende penalità. Però il ritmo lo ha. Non è tanto distante il ritmo di Ricciardo da quello di Norris. Per me Norris è estremamente sottovalutato ed è normale che Ricciardo non riesca a tenere il suo passo, perché la McLaren si sposa perfettamente con le caratteristiche di Norris, perché Norris è già un ottimo pilota di suo, secondo me a livello di Russell e Leclerc. Leggermente sotto Russell e Leclerc, devo dire, eh. Però comunque è lì. Secondo me Russell, secondo me Norris in un top team farebbe la differenza, quanto la stanno facendo quei sei lì davanti, Verstappen, Perez, Sainz, Leclerc, Hamilton, Russell. Questo è quello che penso io. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, invita a lasciare un mi piace. Caso contrario, un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione link per seguirmi su Instagram. Demonisport07 è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.